una mostra che lancia un messaggio ben preciso, quale? Beh, ce l'ha nel titolo, no? Chiamatemi Morbo, cioè l'idea di sconfiggere questo pregiudizio, questo stigma, questa ignoranza che circonda la malattia di Parkinson. Sarebbe meglio dire le malattie di Parkinson, perché siamo abituati a immaginare il tremore, siamo abituati a immaginare il freno sui passi, ma non siamo consapevoli di tutte le forme che questa malattia produce e con tutte le patologie che genera, che si manifestano durante il Parkinson. Perché è importante conoscere la malattia di Parkinson? Perché una diagnosi precoce della malattia di Parkinson, un riconoscimento precoce, quindi una diagnosi, consente di controllare la malattia, consente di continuare una vita degna di essere vissuta. Una mostra che parla? Sì, parla attraverso un doppio linguaggio, parla attraverso il linguaggio della fotografia, appunto, attraverso le fotografie di un grande fotografo che è Giovanni Di Fidenti, un fotografo che narra delle situazioni e parla attraverso la voce, attraverso due voci molto familiari agli italiani, che sono quelle di Claudio Bisio e Lella Costa. Due voci che sono capaci di interpretare dai toni drammatici ai toni ironici di questa mostra, per parlare con la voce della malattia, Mr. Parkinson e Mrs. Parkinson, che raccontano le storie di resistenza alla malattia. Quindi due voci che ti emozionano e che ti consentono di impossessarti, di far passare un messaggio così complesso e così difficile come cambiare cultura su una malattia. E poi queste voci fanno emozionare anche noi persone con Parkinson. Una malattia che c'è sempre stata, ma che è venuta alla ribalta solo negli ultimi 20-30 anni, alla ribalta dell'informazione. Le istituzioni nei confronti di questa malattia, nei confronti delle famiglie dei malati, ha cambiato atteggiamento o è sempre un atteggiamento ancora superficiale? Beh, nel nostro piccolo, oggi a questa inaugurazione abbiamo avuto il governatore della regione e un rappresentante del comune, e quindi, come dire, abbiamo visto le istituzioni e ci ha rafforzato questo successo nel pensiero che forse dipende da noi avere le istituzioni dalla nostra parte. Sicuramente le istituzioni sono oggi insensibili, ignoranti, come lo siamo tutti, di questa malattia. Però c'è la volontà di cambiare il registro attraverso, appunto, una maggior territorialità della sanità pubblica. E quindi ci auguriamo di essere capaci noi di prendere questo treno, facendo capire, sì, è vero quello che dice lei, che questa malattia oggi è conosciuta, ma non abbastanza. E soprattutto questa malattia si combatte anche facendo rete. Sì, ecco, questo è un obiettivo che stiamo raggiungendo al di là di ogni previsione. Sapevamo che le fotografie di Giovanni Di Fidenti coniugate con le voci di Claudio Bisio e Lella Costa avrebbero avuto un impatto sull'opinione pubblica. Sapevamo che avrebbe avuto un impatto anche su noi malati poter vedere dei casi di eccellenza da emulare. Ci aspettavamo di mobilitare il mondo del Parkinson, ma non ci aspettavamo questa reazione così diffusa da parte delle associazioni. Le associazioni si sentono armate finalmente di uno strumento per far valere le ragioni del Parkinson.